della festa della famiglia e della vita, quindi io dovrei essere tra virgolette della vita, nel senso che sono qua perché mi occupo della fioretta, insomma. Allora, siccome oggi sapete che anche la 36ª giornata nazionale della vita, io non voglio parlare molto, però volevo rubare un attimo per leggere il messaggio della CEI per la giornata della vita. Mi ha detto che non sono qua, non l'avete già detto. No, non c'è bisogno di vedere nella cartellina. Allora, se è nella vostra cartellina possiamo anche andare direttamente al punto, perché come sempre questo messaggio non è molto lungo, sono due pagine, ma colpisce il fulcro di questo ragionamento, dell'esortazione che fa sempre la CEI, perché la CEI, come deve essere la Chiesa, anche il profilo del suo magistero, quando si trova in una situazione poco incoraggiata, come è quella attuale della famiglia, della natalità e della vita, ci dà sempre una bella interpretazione, ci fa sempre capire come uscire da questi esempi e poi ci sta a noi trovare il coraggio, la forza, la coerenza di imboccare quella strada, che non è mai una strada facile, ma è una strada di vita. Ora, volevo leggervi, focalizzarmi con voi specificamente su questo passaggio, la seconda pagina. Quella cultura dell'incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l'età adulta e anziana, fino al suo naturale termine, e superare così la cultura dello scarto. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero che l'ha, la sua forza sorgiva, come realtà che sorregge tutte le altre, che è data e si impone da sé e pertanto non può essere soggetta all'arbitrio dell'uomo. Vedete la dimensione di stupore, di mistero che ci deve prendere quando contempliamo la vita, anche invece semplicemente come fenomeno biologico che attiene a noi esseri umani, anche alla fine del creato. Dobbiamo capire che è qualcosa che non abbiamo pensato noi, che non è data da noi nel senso anche morale del stupore. L'alleanza per la vita, quindi un'alleanza ad ampio spettro tra generazioni, tra intelligenze, tra ruoli diversi, è capace di suscitare ancora autentico progresso per la nostra società, anche da un punto di vista materiale, perché i cattolici sono fedeli a nozioni idealistiche, e quindi in ogni passo di magistero c'è sempre un'indicazione concreta, materiale. Infatti di questo rapporto priva ogni anno il nostro paese anche dell'apporto prezioso di tanti nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l'emorragia di energie positive che vive il nostro paese con l'immigrazione forzata di persone, spesso giovani, dotate di preparazione e professionalità eccellenti, ecco la punta dei cervelli, dobbiamo ancora più deplorare il mancato contributo di coloro ai quali è stato impedito di nascere. Noi ci lamentiamo che i nostri ragazzi preparati, laureati, prendono parte a partire perché noi non hanno scopi, e ci dimentichiamo di quante intelligenze noi distruggiamo prima ancora che si possano affacciare al mondo. Ancora oggi nascere non è una prospettiva sicura per chi ha ricevuto con il concepimento il dono della vita. È davvero preoccupante considerare che provocazione è vero. Come in Italia l'aspettativa di vita media di un essere umano cali vistosamente se lo consideriamo non alla nascita ma al concepimento. Se noi consideriamo l'età media al letto degli aborti, vediamo che così il prolungamento della vita non è poi così reale. Allora, per venire a noi, come spunto per questa riflessione, siccome oggi anche la giornata della vita, mi piaceva proporvi un piccolo percorso, piccolissimo percorso metodologico di questa chiacchierata che andiamo a fare. Generare futuro, cosa vuol dire generare futuro? È chiaro che la famiglia per se stessa è il luogo della generazione del futuro, che è nella famiglia che si continua, no? La nostra specie, la nostra umanità, il nostro essere qui. Il futuro, inteso come esperienza esistenziale, non c'è più se non c'è più.
quindi è la famiglia che prosegue il nostro essere, il nostro esistere, nei termini di modi che eccezionalmente, in maniera molto limpida, molto chiara, molto profonda, ha descritto la radice di Maria. Ma per generare il futuro, si diceva che il passato è memoria, il presente è attenzione, il futuro è attesa. Se il futuro è attesa, dobbiamo capire cosa ci aspetta. Dobbiamo capire che aspettative abbiamo, che speranze abbiamo per il futuro. Allora il futuro, prima ancora di generarlo, dovremmo teoricamente costruircelo un po', generarlo nella testa, nel cuore, o generarlo nel mondo. Generarlo nella testa cosa vuol dire? Vuol dire generare come nella nostra testa, cioè riflettere, pensare, considerare quelle che sono non solo le aspettative, le prospettive per la vita che dobbiamo mettere al mondo, e anche per la nostra stessa vita che prosegue, ma anche interrogarci seriamente sul senso che dobbiamo dare a questa vita, su quali verità noi vogliamo costruire questa vita. Se tutte le verità sono uguali, se sono tutte verità, questa domanda, che poi è la domanda sulla visione dell'uomo, che io proporrò alla fine di questo, di questa breve riflessione, è la domanda fondamentale. Perché se noi pensiamo che il futuro esiste, adesso sarò banale, perché so bene che nessuno ragiona così, però se noi pensiamo che il futuro esiste solo se avremo un tenore di vita elevato, avremo la possibilità sempre di essere sani, belli, sicuri, eccetera, eccetera, ragioneremo diversamente che pensare a persone che ragionano invece nel senso che il nostro futuro esiste se ci siamo noi, che possiamo dare il meglio che possiamo per fare il bene a noi e agli altri su questa terra. Sono due cose un po' diverse. Se noi concepiamo l'uomo non solo come persona, come soggetto, bravo di accumulare, vivere, capacità e potenzialità, ma anche come persona, un soggetto morale del quale siamo responsabili e al quale dobbiamo testimoniare l'idea di bene e di bontà, in una dimensione che quanto prescindere dal benessere materiale, soprattutto su questo benessere materiale, è il benessere letto alla luce del superfluo, che è un dell'essenziale. Ho fatto un esempio più banale, quello del ragionamento tra virgolette borghese, è una parola che forse non è opportuna, è appropriata, però per comprendere, cercare di esporvi la differenza che c'è per generare futuro se nella testa abbiamo un'idea di uomo piuttosto che se ce l'abbiamo un'altra, e vedere un po' come si diverte questo sulla famiglia. Generare futuro nel cuore, cosa vuol dire questo? Dobbiamo cercare di comprendere, io sono sempre focalizzato sulla vita umana, sull'esperienza diretta, no? Che molte volte quando noi ci proponiamo, ci affacciamo come famiglia, come genitori, come giovane coppia che vuole avere dei figli, quei problemi, quelle realtà, la stessa realtà del figlio, dobbiamo iniziare ad amarla prima ancora che essa si presenti. È uno sforzo un po' sottumano, però c'è quel salmo che dice no, ti ho amato prima ancora, mi ha amato prima ancora che io fossi nel grembo di mia madre. Ecco, quello è uno sforzo sottumano per noi, però deve essere in parte così. Dobbiamo considerare che anche il figlio che non abbiamo ancora, che non ci aspettiamo, il figlio che non ci parla più, il figlio che non vediamo più, purtroppo a volte nella depressione mi trovo a dover a che fare con situazioni allucinanti di madri e figli che non si parla da 10 anni, cioè per me è una cosa proprio fuori dall'impossibile. Tutti noi abbiamo esperienza con mia madre, per esempio, non c'è più in cielo da diverso tempo, io ci parlo ancora. Pensare invece di avere un genitorino con il quale per cattivi rapporti non mi parlo più, è una cosa abbastanza inquietante. Superare questa situazione ecologica in generale, rendere presente a noi quel futuro che noi ancora, sulla stessa definizione, non vediamo ma che vediamo di avere. Questo è molto importante nella famiglia, soprattutto se si considera che, tornando alla dimensione veramente delle chiese della vita, quindi dell'aborto, molte volte l'aborto, nella stragrande maggioranza dei casi, è l'aborto del secondo o terzo figlio. Se noi non pensiamo che il nostro dovere, cioè la nostra ragione d'essere di migliore, non è soltanto amare i figli che abbiamo, ma i figli potremmo trovarci a avere il dono da Dio, se riusciamo ad espandere il cuore nel futuro, verso il futuro, invece lo teniamo, scusate il termine, lo teniamo ancorato al presente, addirittura rammentiamo nel passato, ma come era più facile prima la vita, invece adesso è il figlio, non è più mio figlio, come era bello quando mia figlia stava sulle ginocchia, adesso c'ha 16 anni, se ne va, andiamo tutte le sere e io non so più che devo dire. Forse questo tipo di situazioni
potrebbe iniziare ad essere affrontata già quando la sabbia è stata in ginocchio. Io tante volte, scusate se parlo prima di una parentesi, quando mi tengo le mie bambine sul ginocchio, una di 5, una di 3 e mezzo, dico, ma guarda che questi 4, 15 anni, quando ne diranno? Lo so, mi sommergeranno, però magari ecco, cominciare già a pensare che bisognerà voler bene anche in quelle situazioni, e bisognerà anche voler bene i nostri genitori quando per qualche partita, per qualche situazione, non saranno in grado di darci tutto quello che ci danno adesso. Quindi il futuro va generato anche nel cuore, non programmizzato, però sapendo che il nostro cuore sarà chiamato per preparare, scusate l'espressione, può essere anche magari un po' alla Claudio Paglioni, però un po' ad allenare l'amore, no? Cioè venire in allenamento, preparare la nostra fede, la nostra struttura interiore a quelli che possono essere poi le sfide di amore che ci potranno dare. E poi nel mondo, cioè la figura del mondo cosa vuol dire? Vuol dire solo tramite la sua incarnazione, scusate l'espressione violenta, l'incarnazione del futuro che sono i figli, l'incarnazione della speranza che sono i figli, ma anche essere pronti nel mondo inteso come società, come impegno politico, come impegno civile, come impegno di famiglia, a testimoniare che il futuro c'è, il futuro è possibile, non è soltanto una nube che può essere riempita di beni materiali o di sicurezze umane, ma è qualcosa che può essere vissuto anche in una maniera diversa, in una maniera più viva. Ora, lo spunto di questa riflessione, alla luce di queste piccole coordinate che ho voluto dare, è appunto quello, la famiglia, la giornata della famiglia della vita. Io tutte le volte che sentivo, ogni volta che sentivo parlare la dottoressa, i suoi passaggi che faceva, diceva che ecco, adesso ci accavalliamo, adesso ci accavalliamo, invece per qualche grazia di Dio, spero che la mia relazione risulti complementare a quella della relatrice precedente. Prendo spunto dal report dell'Istat del 27 novembre 2013, natalità e fecondità della popolazione residente, per fare anche una fotografia della natalità, ma anche soprattutto nei suoi aspetti strettamente legati alla famiglia. Guardate un po', questi sono alcuni spunti, no? Il rapporto tra fatto è tra il 2008 e il 2012. I nati sono crollati da 576.659 a 534.183, cioè meno 42.000, continua a scendere la natalità. Ma di questi almeno 107.000 passa almeno un genitore straniero. Quindi se noi facessimo il netto di questa nuova realtà che qui accogliamo, per dare subito di riuscire a passare, se noi facessimo il netto ci renderemo conto che l'Italia, se fosse come spettro, scusate il termine, conferma a 30 anni fa, solo italiano, noi avremmo perso, non saremo più a 524.000, a 524.000, almeno 106, quindi saremo a 400.000 rotti. Capite cosa vuol dire questi termini di atteggiamento verso la vita, verso il figlio, che è appunto l'incarnazione del futuro, il fatto che ci sia stato questo inverno demografico da cui non ci riusciamo a riprendere, soprattutto noi italiani. Non riusciamo ad uscire. Questo deve interrogare le famiglie, non solo quelle che si accingono ad avere un figlio, non solo le coppie che si accingono a sposarsi, ma anche le coppie che hanno figli potrebbero anche domandarsi, ogni tanto si domandano, soltanto per esempio di paternità e genitorialità, oppure sono sempre lì con la faccia appesa e i figli mi hanno levato, io non ce la faccio più, oddio, 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 perché poi ci ascoltano anche gli altri, no? Allora, magari tante volte io vedo dei miei amici che sono sposati, quando i nostri amici sono più giovani, quando gli amici hanno 25, si sono fidanzati e voglio sposare, firma, aspetta, ti dice tante volte, no? Ti vuoi sposare per 25 anni, e sei matto, goditi la vita ancora un po', goditi la vita ancora un po'. E in questo discorso che essere che vedremo bene anche dopo, un attimino, c'è il fatto di rimandare la genitorialità. Lo vediamo anche dopo, addirittura di negarsela. Cioè io figli ce l'ho già con due, no, tre, quattro, ci devo fare alla fine. Ecco perché l'aborto è quello del terzo, quarto figlio, del secondo figlio, adesso quella vicina non è l'aborto del secondo figlio. Sarebbe bello, nel senso tempo terribile, voler approfondire il nesso tra la crisi economica e gli aborti. Non tra la povertà e gli aborti, attenzione, perché di solito statisticamente i poveri i figli si ritengono. Sono i paesi poveriti che avendo perso la capacità di generare futuro perché perdi la speranza si ricorre all'aborto perché io
non perché lo siano, ma perché la nostra modalità ci porta a quello, e le specie le fanno con le volte i concetti, le fanno a volte i rinascimenti. Abbiamo già questa però. Attenzione a questo altro dato che ci interessa tantissimo questa sera. Da 2008 al 2012 i nati fuori dal matrimonio sono passati dal 19,6 al 24,8%, cioè un bambino su 4 ci vuole nel mondo. Al nord 1 su 3. Quando noi riflettiamo sulla famiglia, vogliamo riflettere su queste cose? Un attimino. Adesso, a volte capita le persone, perché tante vicine carissime, carissimi, in questo modo, parlo un po' come parlavo 10 anni fa all'estate dei contratti, ma intanto facciamo un figlio, il matrimonio non ci pensiamo ci pensiamo oggi, l'inversione sostanziale, e quei modelli si sono affermati purtroppo anche come una sorta di trucca dalla platina, no? La doccia scappa la doccia, tu devi sentire quelle cose assieme a tanti altri fenomeni. Tante volte mi chiedi perché non ti sposi, perché non ci sono gli sposati, però per farmi figlio pare che ce l'ha. Se noi confrontiamo questi dati con quelli del 95, come c'è anche nel rapporto, c'è anche nel rapporto, è il 7% del 95 che nasceva fuori del matrimonio. Capite cosa vuol dire dal 95 e oggi siamo arrivati a 1 su 4. Il tasso di fertilità è come è rimasto lo stesso, ogni donna c'ha un figlio, c'ha 1,45 di quella dei figli. Però se vediamo le donne italiane, le donne italiane sono a 1,29, mentre le straniere sono a 2,37, vuol dire che la propensione delle figli, delle coppie straniere, che torno a dire quello che dicevo prima, arrivano qui, sono molto più povere di noi. Però i figli ce l'hanno, li vogliono fare. Guarda, un altro come ti scappava, il paradosso della Golf. Cioè, perché io guadagno 15.000 dollari al mese, la mia Golf ne guadagna 1.500, ma lei è più felice di me? Che la felicità non sta lì, la capacità di sperare, di generare il futuro, non sta lì. Ecco perché gli extraordinari vengono, vabbè, alcuni con i balconi, la mia parte realmente devo sperare, ma comunque con una situazione economica ben diversa dalla nostra, fanno figli, che è l'incarnazione del futuro e della speranza, e noi, come diceva Gianni Paolo II, sazi e disperati, i figli non solo non li facciamo, non li vogliamo neppure. Cioè, se dovessero arrivare, speriamo, come dire, all'intente. Ultima cosa, ultimo piccolo carrellata, il fatto che la genitorialità è sempre più rimandata. E da media al primo parto italiano 32 anni. Ci sono tanti fenomeni che incidono su questo, quindi non sto qui a giudicare le persone. Qualche parola sulle scelte, quello che vuol dire, ci sono tanti che incidono su questo, ma se andiamo a vedere anche qui. Per le straniere invece è il 28,4, quindi le straniere hanno un'età media più bassa ancora una volta. Alcune, diciamo tra quelle femministe da sabato, lo spiegano dicendo, una spiegazione però è sempre quella, siccome le straniere sono più ignoranti, sono meno acculturate, allora fanno figli meno, perché c'è sempre l'equazione ancora in certe case elementari, figli uguali ignoranza, la donna colta, figli meno possibile, quindi meno potere. Perché non so, per la legge di viaggio, se ne so, comunque figli il meno possibile. Bimbi con madre di oltre 44-40 anni, siamo al 7%. Nel 2008 era il 5%, nel 95, adesso vado a braccio perché non mi ricordo, c'ero qui, ma dovrei andare a scucciare, era più o meno il 3%, scarso, il 2,8%. Quindi vedete anche qui, siamo parlando di primo passo, per alcune, per una parte sempre più rilevante delle donne, il passo arriva oltre i 40 anni. Ora questo non è solo impegnativo in termini energetici, perché chiaramente il primo figlio a 40, poi 43 anni è una cosa che è difficile da affrontare, io non so se farsi fa, si fa tutto, però chiaramente, ma anche in termini, ecco, dicevamo prima, rapporto di generazione, questo passaggio ideale del testimone deve avere delle modalità assolutamente particolari. Se tra me e mio figlio ci passano 40 anni, piuttosto che se tra me e mio figlio ci passano 25, perché
chiaramente c'è un allontanamento di parametri, di categorie, soprattutto adesso che la storia dell'inflazione ha accelerato, quindi quasi comunque sì, che necessariamente la persona che a quell'età lì decide un figlio deve porsi questo problema, soprattutto quando, come ha detto esattamente la dottoressa, cambia la donna ha un figlio a quell'età, fino allora è stata sempre in famiglia e quindi è ancora, tra virgolette, figlia. C'è una sorta di filiazione forzata, cioè che si dice adesso è come una volta, non ho i soldi per venire da solo, quindi sto in casa. Posso essere anche emotivamente indipendente dai genitori, è difficile che ci sia lo stesso tempo essere completamente emotivamente indipendente, perché come la barzelletta, come una barzelletta di una realtà triste, separati in casa, è difficile essere separati in casa, è difficile dire sì, invece ho 40 anni, faccio quello che mi pare, mi scrivo con mamma e papà, però nella dinamica del percepire se stessi, del rapporto con gli altri, incide questo fatto. E quindi questo fa botte, a volte, molte volte purtroppo, queste maternità ritardate hanno alle spalle esperienze di aborto. Quindi questo pone la genitorialità sia intesa come dimensione materna, come dimensione di coppia, di famiglia, in una prospettiva ancora diversa. Anche perché nella gran parte dei casi il lavoro precedente è l'aiuto con quello che adesso è il tuo marito. E quindi il marito, il compagno, va a gestire una cicatrice profondissima, che lui non ha causato. Che lui non ha causato. E questo chiaramente sulla famiglia incide. Fatto una piccola notazione, presa dal rapporto Istat, giusto di colore, che era proprio il colore non è attenzione. Io mi sono andato a vedere, perché in questo senso il rapporto Istat fa anche un po' di colore, i nomi. Ora vi dico una cosa, sapete che tra i nati di famiglia italiana, genitori italiani, adesso vi dico subito, perché questo ci deve fare anche su questo, sembra una zanetta, ma non è così. Il nome che c'è tornato è Francesco, poi sono Alessandro, Andrea, Lorenzo, Matteo, Mattia, Gabriele, eccetera, eccetera. Tra le femminucce il nome più gettonato è Sofia, poi Giulia, Giorgia, Martina, Emma. Io scendo fino alla terza, alla trentesima posizione e non c'è Maria. Cioè, se noi andiamo fino alla terza posizione dei bambini che nascono, nelle tine che nascono, nessuno ancora, troviamo ancora qualcuno in termini di incidenza, chiamo Sofia Maria. Questo può essere anche indicativo di una certa disposizione e di una certa, come dire, propensione a non trasmettere, però tra virgolette vivere quasi inconsciamente certi valori. Giuseppe mi è messo un po' meglio perché è al 12° posto. Invece a Bruxelles da 5 anni a questa parte, come di battesimo contesto, più diffuso è Mohamed. Questo ci deve fare anche riflettere su come determinare l'identità poi vengono vissute in un modo piuttosto che in un altro. Questo è un po' il quadro della famiglia adesso, in relazione alla propria famiglia. Se voi lo scaricate questo rapporto, non è nemmeno uno, sono 16 pagine, ci sono tabelle, sta sul sito dell'Istat, potrete vederne anche altre delle belle, insomma, che però fotografano la situazione, per esempio il fatto che al nord più di un bambino su 4 straniero. Questo pone dei problemi, perché quelli ci portano dei modi di vivere la famiglia diversi dai nostri, delle relazioni interfamiliari differenti dalle nostre, noi ci dobbiamo confrontare con loro, sia come rapporto civico, sia come rapporto personale, sia come rapporto di testimonianza della nostra fede rispetto alla loro. Possiamo pensare che il padre e la madre, ne so, pakistani, piuttosto che cinesi, piuttosto che quando ci rapportiamo con loro, così, quindi quando ci rapportiamo con loro dobbiamo sempre questa differenza. Bene, questo è il rapporto Istat che ci fa un po' una fotografia sul nesso e sulla disarticolazione di questo nesso tra famiglia e natalità. Allora qualcuno dice, io prendo spunto da un relatore ieri, da un incontro di Giovedica della diocesi, con incontri con Massimo Pasquale che ci ha parlato della vita e ci ha proposto
con questa impostazione. Tu mi dici che ieri si finì a parlare di legalizzazione della droga leggera, tu mi dici che il problema è che gli adolescenti fanno consumo di droga leggera, il capo è che gli adolescenti fanno consumo di droga leggera, quindi la soluzione è la legalizzazione. Ma tu non mi devi dare la soluzione, tu devi dare il problema, cioè tu mi devi spiegare da dove nasce questa situazione per cui gli adolescenti consumano in sempre maggiore quantità di droga leggera. Sulla famiglia è quella stessa, cioè perché ci sono determinate dinamiche? Queste dinamiche ci sono perché progressivamente il concetto di famiglia, l'idea di famiglia, soprattutto nella cultura più diffusa, si è andato facendo abbastanza evanescente, abbastanza bene. Si può concepire la famiglia come una società naturale fondata sul sacramento, quindi la naturale convenzione di uomo e donna per stare insieme tutta la vita, ma fondata sul sacramento, quindi l'impegno consacrato alla famiglia di Dio, in cui quindi entra un'altra persona, che è Dio, che è Cristo, e che quindi è orientata ad un fine che non ci diamo neanche noi, ce l'ha dato Dio, il fine della famiglia. E noi a quello siamo orientati, a quello ci dobbiamo rivolgere. Quello dà un senso, che ovviamente sappiamo che di regola è la procreazione, l'allevamento dei figli nella fede. Poi ci possono essere anche altre sfumature perché non è in conto della fertilità, ci possono essere altre situazioni, ma in linea di massima questa è la famiglia come società naturale, cioè attinente alla società natura dell'uomo, è fondata sul sacramento, non serve davanti a Dio. C'è un'altra concezione che sembra simile, ma non è la stessa. Società naturale fondata sul matrimonio, attenzione, mentre il sacramento del matrimonio è proprio la dimensione religiosa spirituale, cattolica, ma non solo cattolica, ovviamente. L'istituto civile del matrimonio preesiste, non è che il matrimonio sia diventato il cristianesimo, da sempre la società ha inteso regolare questa cosa. Finalizzata, quindi ha un fine, ha uno scopo, non è orientato bene, ma ha uno scopo. Questa differenza è molto significativa, perché allora se il matrimonio non è più un sacramento, cioè qualcosa che viene dato e orientato da Dio, ma è una costruzione dell'uomo, un istituto degli uomini, ci posso mettere quello che voglio. Posso intendere il matrimonio in tanti modi, basta che ci mettiamo d'accordo su come questo istituto possa assecondare più o meno la natura dell'uomo. Accetto. C'è una struttura ancora più riduttiva, società naturale fondata sulla complementarità dei sessi, cioè la famiglia, anche non sposata, si dice in questa accezione, basta che ci sia con una donna, allora va bene, è già una famiglia, la complementarità dei sessi. Ma una donna c'è famiglia, quindi non sposati, risposati, divorziati, conviventi. Comunque, allora, per esempio, attorno a questa idea si è legata la famosa la manifestazione per tutti che viene dalla Francia, contro il matrimonio omosessuale, che sarebbe bene anche in Italia. Persone che dicono la minimale realtà che per costituire una famiglia, ci vogliono una donna. Questa è una posizione assolutamente minimale, in quest'ottica qui. E qui già siamo molto lontani da quella che è la visione cattolica, da quella che dovrebbe essere una visione anche naturale della famiglia, perché se queste persone, uomo e donna, stanno insieme senza un vincolo che non sia la loro semplice volontà, il loro semplice impegno, sappiamo bene l'impegno dove può arrivare, fin dove ci può portare. Un giorno ce la facciamo, un giorno no. La nostra determinazione si esaurisce in noi, molte volte non fa un passo, no? Si dice, se vuoi fare vivere Dio, parla dei tuoi progetti. Farlo per sorridere di Dio, cosa voglio fare, dove voglio arrivare, cosa fare. Probabilmente Dio farà un sorriso, quindi aspetta, ci penso io a te. Se noi pensiamo di arrivare da soli con le nostre forze, mettere insieme la famiglia, forse è troppo. Da qui poi si allarga ancora, perché se la famiglia si regge su una complementarietà fondata sull'affetto tra due persone, non mica la complementarietà è obbligatoria, basta anche l'affetto. Quindi, come faceva cento prima, ci dovrebbero esserci anche famiglie di persone dello stesso sesso. Perché l'idea di famiglia è cambiata e quindi arriviamo qui. Ecco, l'amore è cieco rispetto al genere. Non l'amore è cieco, l'amore è cieco rispetto al genere. Non importa, una donna, due donne, due uomini, sempre amore e quindi sempre famiglia, perché la famiglia si fonda sull'amore, questa eccezione minimale, allora ci sarebbe tanto a dire, ma io ho pochissimo tempo. Quello che mi piacerebbe, sono
l'amore si porta solo sull'impegno, sulla volontà e poi ancora solo sull'affetto tra le persone, è chiaro che l'amore, la famiglia, non è più qualcosa che vive nella società, per la società, e che ha un senso che trascende essa, deriva soltanto da quello che vogliamo che sia. E allora il bambino può starci, può non starci, lo posso fare produrre come fanno le coppie omosessuali per avere dei figli, posso fare quello che voglio, perché come la famiglia è una proiezione della mia volontà, del mio impegno, del mio pensiero, non conosco. Così pure il figlio è naturale conseguenza di questa impostazione antropologica, di questa impostazione della famiglia che è questa impostazione antropologica. Ecco perché, concludo, è necessaria una pedagogia della famiglia, cioè che ci porti dalle basi a spiegarci cosa è una realtà di consenso, perché ma pensiamoci che non è così scontato. Cos'è una famiglia? Una pedagogia fondata sulla verità, sia come metodo, cioè non è che va bene tutto, c'è una verità della famiglia. Qual è la verità? Noi sulla persona, cioè sul fatto che la corretta visione dell'uomo, la corretta visione antropologica porta una corretta visione della famiglia. Se io penso che l'uomo non è quello che è, ma è quello che vuole essere, anche la famiglia non sarà più quello che è, uomo, donna, sposato, ma sarà quello che vuole essere, uomo, 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 donna, sposato, eccetera, eccetera. E poi arriviamo a un figlio su quattro che nasce una famiglia non sposata. Sulla società, che società vogliamo? Una pedagogia che ci illumini sui rischi che una società subisce dalla disgregazione della famiglia. Se voi vedete la Roma del terzo secolo, pronta ad essere invasa dai barbari che avrebbero fatto un bottino, una cosa che è stata giustamente costruita da qualche storico più attento è che il benessere disordinato che ha preso quella Roma lì l'aveva fatto la prima vittima della famiglia. La famiglia romana sgregata ha piano piano sgregato lo stesso impero romano. Una pedagogia della famiglia sulle strutture sociali di sostegno, cioè cosa può offrire, cosa deve offrire la società, non so, dal consiente familiare all'inizio finito, deve fare parte anche questo di una consapevolezza che dobbiamo avere, e poi sulle strutture sociali dimenticate, cioè su quelle strutture che impediscono alla famiglia di essere quello che è, quello che deve essere, quello che Dio ha pensato, quindi convivenze, matrimoni omosessuali, quindi strutture culturali, agenzie culturali di opera. Realtà, che però è la sola realtà che, come sappiamo, conformemente alla nostra fede cattolica, è la sola realtà della fine.